Una giornata storica per la Milano della pallavolo, la Power Volley sbanca 3-2 Ankara, stesso risultato con cui i ragazzi del presidente Lucio Fusaro avevano battuto i turchi dello Zirat nella finale di andata. Un successo che permette alla società meneghina di alzare al cielo la prima Coppa Europea della sua giovanissima storia, la Challenge Cup. Una finale di ritorno tiratissima, vissuta sul filo dell'equilibrio totale che ha contraddistinto i primi 4 set prima dello strappo decisivo di Milano nel quinto parziale. La Power Volley vince 25-23 il primo set grazie al punto del francese Jean-Patrick. Grande pallavolo nel primo parziale, tanti errori nel secondo, che i turchi vincono con lo stesso risultato, 25-23. La finale sembra girare malissimo per Milano che nel terzo set crolla sotto i colpi dello Zirat che si impone 25-16. Nel quarto set, che in caso di sconfitta costerebbe il trofeo alla Power Volley, la reazione c'è. Ricezione di Urnaut, Sbertoli al centro! Da Jan Kosamernik, è lui che chiude il parziale. E la svolta al tie break, di fatto non c'è partita. Con Patride 9 metri, perfetta ricezione di Van Garderen, poi Pesaresi! È lui che trova il punto! Incredibile! Milano tiene le distanze fino al mano fuori del giapponese Ishikawa. 15-8 la Power Volley alza la Challenge Cup e scrive la storia.